Guetta da me, Simone Lanciotti, Nicola Ceccarelli e dalla Ciao a nostra tutti. ospite Chiara Ciuffini. Buonasera, Claudia e Chiara, come stai? Ciao, buonasera. Sto bene. Diciamo, l'importante, da quello che possiamo vedere seguendoti sui social, vediamo che comunque sei continuamente attiva, diciamo, sui rulli, su Swift, allenamenti indoor, non ti fermi mai un attimo in realtà. No, sono sempre dell'idea che chi si ferma è perduto. Quindi in questo momento sto prendendo, diciamo, sto cercando la parte positiva, di questo stare in casa, nel divertirmi un po' sui rulli, con, questi nuovi sistemi che comunque ci fanno passare del tempo, senza dubbio. Sì, questo infatti è assolutamente molto, molto importante. Qui, questa qui è un'immagine di te mentre fai degli esercizi a corpo libero. Il volto la dice lunga come dire, sullo stato di frustrazione di questi giorni. Con Nicola diciamo spesso che tutto sommato siamo ancora fortunati perché si riesce a fare attività indoor in qualche modo. E grazie al cielo siamo tutti quanti in salute, per cui è sicuramente una cosa molto positiva. Sì, dai, cerchiamo di vedere i lati positivi, Simone, credo sia l'unica Assolutamente. cosa, come abbiamo detto all'inizio, per superare bene questo periodo, perché altrimenti se ci facciamo prendere un po' dallo sconforto è finita, quindi. Assolutamente, assolutamente, Nicola. Nicola, vogliamo iniziare a fare qualche domanda? Abbiamo una scaletta, vorremmo fare un po' di domande a Chiara Ciuffini che riguardano anche i suoi esordi nel mondo del ciclismo. Vai, Nicola. Esatto, sì, diciamo che vogliamo fare questa chiacchierata proprio, sarà una chiacchierata magari di Pasquetta in cui parliamo di Chiara e poi parliamo un po' del mondo del ciclismo femminile, quindi di donne e ciclismo. La prima cosa che chiedo a Chiara è come si è avvicinata al mondo della bici, al ciclismo e da quanto tempo? Beh, io ho cominciato esattamente 11 anni fa. Per caso, perché io non andavo in bicicletta assolutamente, e anzi mi piaceva andare in montagna, praticavo lo skyrunning piuttosto soventemente, e in più andavo a cavallo. Ed è proprio andando a cavallo che io ho avuto un brutto incidente nel quale ho avuto una frattura malleolare. E a seguito di questa la mia riabilitazione è stata la bicicletta, quindi ho conosciuto la bicicletta per caso e per fortuna, forse probabilmente per fortuna, e una volta salita su ho mollato tutto il resto e ho continuato solo a pedalare. In realtà è successo tutto questo solo qualche settimana prima del terremoto qui all'Aquila, quindi io salì in bicicletta qualche settimana prima e poi mi ritrovai ad un periodo di stop, ma cioè, dovuto alle condizioni, diciamo, che noi avevamo qui in città. Periodo di stop che però poi si è rivelato breve, in quanto ho usato la bicicletta proprio come sfogo principale da quello che qui era una situazione molto molto difficile e particolare. Quindi diciamo che è stato il mezzo grazie al quale io sono riuscita un po' a rinascere da quella che era questa situazione molto molto difficile. Certo, è quello che speriamo di poter fare anche a breve, cioè usare la bici per superare questo attuale momento difficile. Una cosa importante, tu hai detto del terremoto, non l'abbiamo detto all'inizio perché tu sei originaria di L'Aquila, giusto? Sì, esatto. E quindi hai anche dei scenari e delle strade, come vediamo dalla foto in questo momento, che si prestano in maniera particolare a pedalare, quindi sicuramente un ulteriore stimolo in più, senza dubbio, per pedalare. Senti, che cosa ti ha affascinato della bici sin da subito e cosa rappresenta anche adesso per te la bici? Ma fondamentalmente il senso di libertà, perché io sono sempre stata una persona che ama stare all'aria aperta, da sempre, da piccolina. E il senso di libertà che mi concede la bicicletta credo sia unico. Inoltre, molto molto importante è poter scoprire delle zone, dei paesaggi, che poi qui ho veramente il mondo in sella ad una bicicletta con le mie gambe.
Ed è un, diciamo, un punto di vista che credo che si possa avere solo esclusivamente in bicicletta, perché comunque riusciamo a goderci dei panorami pazzeschi in maniera lenta, possiamo arrivare quasi ovunque in sella ad una bicicletta e poi la soddisfazione di, appunto, di arrivarci con le proprie gambe, cioè è una cosa che solo questo sport a me è riuscito a dare. Nicola, vorrei fare una domanda chiara che riguarda proprio il suo esordio. Quando hai iniziato, Chiara, così giusto per dare magari qualche consiglio a chi, alle ragazze e alle donne che in questo momento si stanno avvicinando al mondo della bici, magari in questo momento possiamo immaginarle sui rulli, perché magari il compagno, il marito, magari ai rulli e anche la moglie o la compagna decidono di fare questo tipo di, come dire, di approccio alla bicicletta, un po' insolito, però in questo momento è sempre meglio di niente. Ecco, tu quando hai iniziato, i tuoi esordi, come sono stati? O meglio, la domanda che ti faccio è questa: quale consiglio daresti alle ragazze, alle donne che si avvicinano alla bicicletta in questo momento? Ma io, per chi conosce la bicicletta come me in un'età, diciamo, già adulta, perché io comunque ho conosciuto la bicicletta che avevo 23 anni, quindi non da ragazzina come succede per molte fortunate atlete, consiglio di iniziare godendosi proprio quello che è il ciclismo, il cicloturismo. Io ho cominciato che per far 100 km impiegavamo 6 ore, 7 ore, no? Classica girata in compagnia, classica fermata al bar, panino, sosta, ed è forse quel mondo lì che mi ha fatto veramente amare quello che è il ciclismo. Poi il resto viene dopo, nel senso, sono venuti dopo gli allenamenti, sono venute dopo le gare, però anche quando credo smetterò di fare le gare, comunque di essere agonista, mi rimarrà sempre quell'amore iniziale, ovvero quello del ciclismo bello, quello del ciclismo che mi porta a conoscere panorami, quello che mi porta soprattutto a stare insieme alle persone. Per chi Certo. comincia adesso, il mio consiglio è quello di fare ciclismo per star bene. Non per altri motivi, e che è quello che fondamentalmente sto facendo anche io adesso. Non avendo sinceramente obiettivi a breve termine, sto cercando di godermi comunque la bicicletta per star bene con me stessa e anche grazie alle nuove tecnologie, anche è un modo per rimanere in contatto anche con gli altri, no? Adesso c'è queste nuove tecnologie come Swift, come altre applicazioni che ci permettono comunque di viverla insieme agli altri, comunque. Certo, difatti Esatto. proprio ieri, eccolo qui, questa qui è un'immagine di un... Ok, eccoci qui, siamo di nuovo in diretta. Vi chiediamo scusa per questa interruzione, però purtroppo c'è stato un problema tecnico. Dovremmo aver recuperato anche Chiara. Chiara, mi senti? Sì, mi Ci sento. siamo, ok, c'è anche Nicola. Sì, Allora, eccoci. la domanda alla quale ci siamo interrotti era, Chiara, tu hai avuto anche esperienze agonistiche come elite in passato, giusto? Ma io sì, ho fatto in realtà metà stagione elite, ma sono stata buttata dentro, tra virgolette, in una squadra che cercava, diciamo, di inserire persone all'interno del team, ma andavo in bici da troppo poco, cioè io ho cominciato nel 2009, ho avuto questa esperienza nel fine 2010-2011, quindi non sapevo neanche cosa volesse dire stare in gruppo, stare a ruota, per me era veramente, Certo. veramente difficile. Quindi poi decisi di comunque fare esperienza e di iniziare a fare le gran fondo, quindi di la possibilità di provarne qualcuna e qualche risultato ho visto arrivava e quindi sono rimasta lì. Bene, bene. Senti, quindi hai fatto comunque un'esperienza breve, perciò non so se puoi rispondermi a questa cosa, ma al di là dell'aspetto di prestazioni, in termini di ambiente fra il mondo elite e quello granfondistico, che differenza c'è? Quanta differenza c'è? Dove ti sei trovata meglio?
Ma forse io, l'esperienza sì è stata veramente molto molto breve nel mondo elite, quindi è difficile rispondere. Dall'esterno posso dire che comunque il mondo amatoriale è un mondo molto più libero, un mondo molto più, tra virgolette, sereno, no? Se vissuto realmente come mondo amatoriale. Il mondo elite è comunque un mondo professionale dove è un impegno che dura tutto l'anno. L'amatore è comunque una persona che va a gareggiare, si avvoglia, si allena, si avvoglia, non ha grandi, grandi, grandissimi vincoli, più magari con se stesso per raggiungere degli obiettivi personali. Per quanto riguarda invece il mondo elite, si tratta comunque di un mondo professionale, un mondo dove ci sono comunque delle scadenze da mantenere, ci sono degli impegni da mantenere con la squadra e quant'altro. Beh, Il certo, problema è che chiaro, il mondo è elite un lavoro femminile ovviamente, quindi. è un lavoro, esatto, è che l'elite femminile non è paragonabile all'elite maschile ancora in questo momento. Quindi magari si hanno tanti doveri, però pochi oneri poi, cioè nel senso le ragazze fanno tanti sacrifici, però si trovano comunque in un mondo particolare dove forse non vengono riconosciuti appieno. Sì, io infatti questo ti faccio una domanda un po' spinosa, poi rispondiamo ad alcune domande che ci stanno arrivando da chi ci sta seguendo. Sì. Il mondo del ciclismo femminile sta sicuramente crescendo anche in Italia, non solo a livello amatoriale, ma anche a livello professionistico. Però se lo confrontiamo, almeno vedendolo un po' dall'esterno, con quello che succede in altri paesi, c'è ancora molta differenza, così c'è molta, come c'è molta differenza fra mondo femminile e mondo maschile. Secondo te, cosa dovrebbe essere fatto in Italia per stimolare questo mondo, per avvicinare anche più ragazze al mondo della bici? Perché forse ancora oggi la bici non è vista come uno sport prettamente femminile. Alla fine dico una cosa forse che può essere criticabile, ma è la realtà dei fatti di quello che accade in Italia, mentre magari persone come te dimostrano che è un abbinamento che può stare, che sta benissimo. Quindi cosa dovrebbe essere fatto secondo te anche, non lo so, nelle scuole, tra i più giovani? Innanzitutto bisognerebbe cambiare un po' la mentalità della società in generale, perché non solo il mondo del ciclismo, ma tanti mondi sportivi vengono visti solo esclusivamente ad appannaggio del genere maschile. Il mio è un esempio, come ce ne sono tanti. Poi io, vabbè, avendolo conosciuto anche molto tardi, forse sono stata anche un po' fortunata, perché comunque mi rendo conto che ci sono tante realtà, tante piccole realtà dove la bambina che vuole far ciclismo è vista come magari la mosca nera, la mosca bianca, scusate, perché le mosche sono tutte nere. Quindi è un po' la società che andrebbe cambiata, è un po' anche all'interno, come dicevi te, delle scuole dove si ha. Le bambine fanno danza, i maschietti fanno calcio, sono degli stereotipi che vengono ad esclusivamente da una cultura che non c'è. Sì. Purtroppo in Italia la cultura del ciclismo è veramente, veramente ancora scarsa. Nonostante tutto, siamo una delle nazioni magari più vincenti e che comunque si mettono sempre molto in mostra, sia nell'ambito maschile, ma abbiamo visto negli ultimi anni anche tantissimo in ambito femminile, no? Abbiamo visto con la Marta Bastianelli e con tutte le ragazze che stanno raggiungendo dei risultati veramente, veramente importanti. Bisognerebbe cambiare un po' la mentalità, Certo. la mentalità che è tanto, tanto radicata ancora al passato, dove questo sport, dove la bambina che va in bicicletta viene quasi vista male, viene quasi isolata, no? Invece bisognerebbe cambiare proprio il modo di pensare. Beh, diciamo Certo. Chiara che questo è un cambiamento che speriamo che piano piano si stia verificando, è vero che la bicicletta è diventata uno sport sempre più inclusivo rispetto al passato, quando veramente una volta era davvero difficile per una ragazza riuscire ad entrare. Con Nicola l'abbiamo detto spesso, vuoi anche
le tecnologie, vuoi anche i rapporti che sono i rapporti intesi come trasmissione della bicicletta, facilitano l'approccio di una persona, di un giovane che non per forza è un atleta, ma anche soltanto un nuovo arrivato. E Nicola, io direi a questo Adesso, punto. no, dicevo che adesso c'è lo sforzo anche di molte aziende che si stanno comunque proiettando verso il mondo femminile, cosa che fino ad ora non era mai successo. Esatto. Quindi questo è anche molto molto importante. Io lo vedo anche all'interno dell'azienda che comunque mi supporta e che rappresento. Il mondo femminile è veramente adesso quasi coccolato e quasi portato in alto proprio per farlo crescere, perché comunque ha grandissime potenzialità, non solo a livello di gare, comunque a livello agonistico, ma anche e soprattutto per quanto riguarda la grande massa, che è quella degli amatori, quella del cicloturismo. Certo, chiaro, un mondo ancora, se vogliamo, da scoprire, e credo che il discorso stereotipi sia giusto, nel senso che probabilmente ancora in Italia abbiamo dei retaggi forse da superare, anche se dobbiamo essere fiduciosi, vedo che pian piano le cose stanno un po' cambiando. Nel ciclismo abbiamo visto anche nel calcio quest'anno con la trasmissione del campionato femminile, quindi piano piano le cose stanno evolvendo, quindi speriamo che in breve tempo si possa riuscire a sdoganare un po' questi sport. Simone, Nicola, vogliamo rispondere a sì, qualche vai, domanda? vai, non so se tu ne hai vista una, Io ne ho io. viste diverse. Guarda, c'è Andrea Di Carlo che ci chiede un paio di cose più tecniche su Chiara, più specifiche. Quindi, quali sono i tuoi obiettivi futuri, Chiara? E ci chiede anche del tuo Abruzzo, secondo te, qual è la salita che consideri più dura? Sono curioso di sapere la risposta di Chiara. Vai, Chiara. Allora, no, vabbè, gli obiettivi futuri, sinceramente, a breve termine è quello di uscire di casa, quello Giusto, di tornare assolutamente. di magari tornare a gareggiare, sì, ma anche di godermi qualche altro piano di bicicletta. E per quanto riguarda la salita più dura in Abruzzo, secondo me, è delle varianti del Blockhaus, ovvero il Blockhaus da Rocca Amurizio, che è veramente, veramente duro, ha pendenze che arrivano fino al 14% e non scende mai sotto l'8-9%. La mia preferita rimane Gran Sasso, però vabbè, sono un po' di parte perché ce l'ho qui dietro casa. Simone qualche volta è venuto, se non sbaglio, Sì, è giusto? magnifica. Difatti, Nicola, dobbiamo tornarci assolutamente. Campo Imperatore è un posto veramente magnifico, è proprio fuori dal mondo proprio. Infatti, invidio. Appena possiamo parlare, Simone, ce lo fissiamo in calendario. Esatto, sicuramente, sicuramente, sicuramente Nicola. E Nicola, c'è anche qualche altra domanda? C'è una domanda spiritosa che ci fa RR Fine Art. Con le bici aero c'è il rischio che possa togliersi il rossetto, Chiara? Il rossetto? Sì, è una domanda. Secondo me sì. Secondo me sì, poi con queste nuove bici che sono veramente aereo, il rossetto va via. Invece c'è Piero Chiara che ti chiede se qualche volta l'hai suonata a qualche maschietto e posso rispondere di sì, perché io qualche volta Chiara la incontro alle gran fondo e medio fondo e arriva davanti a molti maschietti, quindi gli posso rispondere Io, è successo, dai, è successo qualche volta, ma raramente, dai. Senti, invece c'è una domanda sempre di Andrea Di Carlo che in realtà non riguarda il ciclismo femminile, ma in generale, quindi magari ci puoi dire tu che rapporto hai. Ci chiede del power meter, quindi il misuratore di potenza, se è uno strumento che consigliamo anche all'amatore, inteso come amatore vero, quindi non magari un amatore super evoluto, però come un cicloamatore medio. Tu che rapporto hai con il misuratore di potenza? Io sinceramente in questo momento è l'unico strumento che uso per allenarmi. Ho quasi smesso, cioè il cardio lo uso, non lo uso, uso moltissimo il misuratore di potenza perché a mio avviso è comunque uno strumento oggettivo di quella che è la condizione in quel preciso momento.
Sappiamo bene, prima si utilizzava solo e esclusivamente il cardiofrequenzimetro, però sappiamo bene che la frequenza cardiaca ha moltissime variabili che possono dipendere dalle condizioni esterne, da una situazione magari di stress non solo fisico ma anche mentale, possono dipendere da tante cose. Il misuratore di potenza effettivamente ti dice in maniera oggettiva quelli che sono i tuoi valori in quel momento e in base comunque a dei test che hai fatto in condizioni ottimali, certamente. Certo. Io lo uso tanto e è molto sincero, nel senso che quando non vado i watt non salgono, non c'è niente da Sì, fare. vero. Diciamo che Vero, e è se vogliamo spietato però. aggiungere una cosa, secondo me importante, non è uno strumento, a mio avviso, solo per i più evoluti, cioè uno strumento considerando anche il No, costo che negli anni no, no. si è andato ad abbassare in maniera notevole. Che può essere utile per conoscersi meglio, per chi ha comunque l'esigenza, la volontà di migliorare le proprie prestazioni, a prescindere poi dal confronto con gli altri, ma vuole cercare di migliorare quello che è la propria prestazione. Quindi non necessariamente gli agonisti più evoluti, ma può essere sicuramente uno strumento valido un po' per tutti. Esatto. Sì, E assolutamente, Chiara, assolutamente. nella fattispecie tu quale modello utilizzi di misuratore di potenza? Non so, in questa foto viene rappresentato? Ti chiedo. Sì, io direttamente all'interno delle pedivelle Specialized ho il Ok. loro misuratore di potenza che è collegato anche ad un'app che Sì, posso sì, sì. controllare anche con il telefono, ambidestra, nel senso che ha il controllo sia nella pedivella destra che nella pedivella sinistra e sinceramente mi trovo molto bene. Senti, Chiara, visto che abbiamo parlato di Specialized, vogliamo dire a chi ci sta seguendo quali sono le biciclette che tu utilizzi del catalogo Specialized? Allora, la prima mi risulta che sia questa, la Tarmac, giusto? Sì, Come è è Tarmac. allestita questa bici? Allora, questa è il Tarmac SL6 montata Shimano, come ho detto, all'interno delle pedivelle ha un misuratore di potenza. Io uso guarnitura 52-36 da un po' di anni, mi trovo effettivamente bene. Dischi Shimano e cos'altro dire? La sella è una sella classica Power Mimic da donna, come dicevo prima, appunto è stata fatta una distinzione tra il modello di sella maschile e il modello di sella femminile, appunto sì, questa qui per renderla sempre più comoda per noi donne e si adatta perfettamente a quello che è il corpo femminile. Niente, montata Shimano, freni a disco oramai indispensabili, Ah, non certo. potrei più far senza, Qual è il tuo feeling, cos'altro? la tua sensazione con il freno a disco, visto che comunque hai iniziato quando ancora non c'era, come quasi tutti noi, e ora lo stai usando? Mi trovo benissimo, innanzitutto per quanto riguarda la frenata, una frenata molto più modulare, molto più precisa, poi non ho problemi, io avevo il terrore quando pioveva della bici che non frenava, ero veramente terrorizzata. Con i dischi invece tutti questi problemi non ci sono. Inoltre la bici guadagna anche molto in precisione e rigidità anche in curva, perché comunque con il freno passante la bici diventa molto più precisa. Certo. Anche reattiva, sinceramente. E questo infatti è un vantaggio non proprio marginale, che Nicola, io e Nicola spesso abbiamo avuto modo di Sì. rimarcare, di far presente, perché diciamo, i vantaggi impliciti nel freno a disco non è soltanto la frenata, ma è proprio la rigidità strutturale che si va a guadagnare. Questa è una foto dello scorso anno, se non ricordo, se non sbaglio, vero Chiara? Sì. Questa è Guarda, una foto della Roubaix. parlando di allestimento, Chiara, tu hai citato la Mimic, quindi la sella specifica da donna. Ti volevo chiedere, visto che comunque, ecco, ormai è un'esperienza decennale,
Quanto è cambiato, soprattutto per l'allestimento dedicato alle donne, da un punto di vista di comfort, di aspetti che sono veramente studiati per la donna? Parliamo di sella, parliamo di misure della bici, di abbigliamento. Cosa è cambiato in questi anni? Se, le aziende hanno investito tanto, quindi magari ci sai dare un cambiamento che c'è stato in maniera importante. Sì, diciamo che oramai forse una decina d'anni, cioè da quando ho cominciato io, adesso le cose sono cambiate tanto. Specialized prende la filosofia beyond gender, nel senso che quello che va bene per l'uomo non per forza può essere giusto per la donna, no? Quindi ci sono tanti, tanti studi dietro, che ci stanno rendendo questo mondo sempre più a misura di donna. Vabbè, parliamo di abbigliamento, comunque io mi ricordo di aver iniziato con le classiche divise, due tagli grandi, ditte, orrende sopra il corpo di una donna. Invece adesso anche l'abbigliamento è studiato, no? È studiato per renderlo non solo confortevole, ma anche molto, molto bello. Per quanto riguarda le bici, io per quanto riguarda, posso parlare per quanto riguarda Pesela, loro hanno sempre studiato la differenza di prestazione anche all'interno di uno stesso modello per una donna e per un uomo. Mi ricordo che nell'epoca dell'SL5, ovvero il modello prima di questo mio Tarmac, c'era Amira, perché SL5 magari per una donna non riusciva a rendere come per un uomo, quindi era stata studiata una bicicletta solo e esclusivamente per la donna, che rendesse al 100%. Ci sono tanti, tanti studi dietro in questo momento. Per quanto riguarda la sella, per me è stata una svolta, una vera svolta, perché innanzitutto l'arrivo della sella più corta e poi questo nuovo sistema Mimic che si adatta perfettamente a quella che è la forma del corpo femminile. Certo. Quindi, tra virgolette, non abbiamo più scuse, no? Cioè, ci stanno Beh, rendendo la sella è tutto. sicuramente un componente forse il più È importante, se, importante. anche, soprattutto per una donna, magari. Quindi, come Esatto. dici tu, no, non è più una scusa. E io credo che, guarda, forse è un discorso No, anche un è po', importante. è un discorso un po' anche futile, se vogliamo. Però, a mio avviso, da appassionato di ciclismo che pedala ormai da tanti anni, anche quello che dicevi tu di abbigliamento comunque più curato, dedicato, sia in termini di comfort che di estetica, può essere sicuramente un modo per far avvicinare anche più donne al ciclismo, che hanno la possibilità di trovare qualcosa di anche di più bello esteticamente, Sfizioso, no? anche Esatto, di sfizioso. sfizioso, che soddisfa l'esigenza femminile. Io sinceramente prima di iniziarne a, tra virgolette, capire qualcosa di quello che indossavo, di quello che utilizzavo, guardavo solo e esclusivamente quello che era l'aspetto estetico, no? Ed è quello che succede a chi comincia, è così, ci piace il bello, no? Quindi l'aspetto estetico conta molto e soprattutto poi per le donne. Certo, a maggior ragione, esattamente. E allora, senti Chiara, noi abbiamo parlato prima dell'allenamento indoor, volevo far vedere una foto molto simpatica che immagino che sia proprio di questi giorni, l'allenamento, diciamo, indoor fatto all'aperto, perché se, chi ha modo magari lo fa fuori al terrazzo, nel giardino, che è sicuramente meglio che farlo dentro le mura domestiche. I tuoi genitori ti supportano? Come vedono la tua attività ciclistica? I miei genitori mi sopportano, poi mi supportano anche, nel senso che loro sono da sempre stati i miei primi tifosi. Hanno visto da quando io ho cominciato ad andare in bicicletta una vera e propria rinascita di quella che era Chiara, perché Chiara prima era una persona molto più insicura, molto più problematica, sinceramente. Da quando io ho cominciato ad andare in bicicletta ho avuto un'evoluzione positiva, nel senso che ho iniziato ad avere più fiducia in me stessa, più voglia di vita stessa.
Quindi poi con l'avvento delle gare sono stati i miei primi tifosi finché c'erano le gare qui vicino casa. E poi sono i primi a chiamare, che chiamo al telefono dopo un arrivo. E in questo momento mi guardano fare il rullo in giardino, mi guardano far sudate all'interno di casa e si divertono, dai, si divertono anche loro. Va bene, grande Chiara. Senti, ci chiedono, Piero Santoro ci chiede, cassetta posteriore 11:30? Prima l'abbiamo fatta vedere. Sì, esatto. Hai E adesso altre? abbiamo la possibilità di mettere i rapporti. Sì, sempre a proposito di rapporti, Andrea Di Carlo ci chiede cosa pensi delle cassette 12 velocità introdotte da SRAM, ma non so se, avendo Shimano, non so se hai avuto modo di provarle. Sì, io ho utilizzato lo SRAM lo scorso anno, sinceramente. Con 12 velocità e mi sono trovata bene anche con quello lì. Avevo il 48-35, 12 velocità, su questo, proprio questo qui. Mi sono trovata bene. Diciamo, la cosa magari che ho trovato positiva, a maggior ragione, era proprio la possibilità di avere sempre la gamba agile. Con qualsiasi, non avevo mai problemi di non avere il rapporto per andare agile, avevo sempre un rapporto a disposizione. Quindi mi sono trovata bene con SRAM, sì. E questo forse più per le donne che per gli uomini, le donne che magari hanno un po' meno di potenza rispetto agli uomini, può essere sicuramente una combinazione di rapporti probabilmente più adatta, come dicevi tu. C'è Esatto. cioè, Come diciamo, Piero. come sviluppo è uguale, cioè, effettivamente con le 12 velocità dietro lo sviluppo mi dà uno sviluppo come un 52-36, quindi non ho problemi, sinceramente. Senti, c'è Piero che ci fa una domanda che è interessante e può essere anche un po' delicata. Ci chiede se segui un'alimentazione specifica o mangi un po' di tutto. Ma io cerco durante la stagione di seguire un'alimentazione corretta, però alla fine, sentendo durante questi anni vari pareri, comunque vari specialisti, quella che è la dieta mediterranea è sempre la più consigliata, nel senso che mai togliere le cose da un'alimentazione normale. Durante la stagione cerco di stare un po' più attenta, io sono golosissima, quindi il mio problema sono i dolci, e cerco di stare un po' più attenta solo a quello, se no per il resto carboidrati fondamentali per il recupero, proteine per mantenimento muscolare, cerco di usare pochi integratori, ma per una scelta personale perché non mi piace, non mi piacciono, quindi cerco di integrare vitamine con frutta e verdura In maniera nat più e naturale possibile, quindi. sì, cerco di limitare la mia parte golosa. Senti, Chiara, io ho una domanda che riguarda, diciamo, la tua giornata tipo in questo momento, cioè come si allena un atleta come te? Ci puoi descrivere un po' la tua routine quotidiana? Guarda, inizialmente i primi giorni della pandemia, e quindi della, tra virgolette, reclusione, seguivo ancora quelle che erano le tabelle e gli schemi ben prefissati. Forse perché non avrei mai pensato che si potesse protrarre così a lungo. In questo momento la mia giornata tipo mi sveglio al mattino, non prestissimo perché comunque di tempo ne abbiamo, e faccio degli esercizi a corpo libero, quindi plank, addominali, dorsali, un po' di core stabiliti, che comunque ho sempre fatto perché mi sono sempre piaciuti. Dopodiché con calma salgo sui rulli per la mia seduta mattutina di Swift. Può essere un'ora, un'ora e mezza, sinceramente a sensazioni. In questo momento non sto andando né non sto seguendo
degli allenamenti, delle cose prescritte. Quello che mi va in quel momento faccio. Adesso, anche con la possibilità di fare dei meet-up per stare insieme alle altre persone, cerco di divertirmi il più possibile. Non vedo appunto obiettivi a breve termine, quindi il mio allenamento Certo. va in base alla voglia del momento, né più né meno. Certo. E, senti, Chiara, ci chiede, aspetta, vado a cercarmi la domanda. Sostanzialmente ci chiedono, ma quindi il tuo lavoro di fatto è quello di fare l'atleta o hai un altro mestiere al di fuori dell'andare in bicicletta? No, in inverno ho un altro mestiere e cerco di. Ho la fortuna che nel periodo delle competizioni chi mi dà da lavorare mi dà anche la possibilità di essere molto libera. Ho la fortuna di collaborare appunto con Specialized che mi dà la possibilità di essere con loro negli eventi che programmano e quello per me è molto più di un lavoro perché mi arricchisce tantissimo. Non sono una dipendente loro, ma per me è sentirmi parte di loro e sono veramente, veramente onorata di poter partecipare ai loro eventi. Non nego che mi sento una persona molto fortunata. Perché innanzitutto la famiglia che mi supporta molto in questa mia scelta, in questa mia voglia di crescere insieme a questo mondo che è il mondo della bicicletta. Mi arrangio, nel senso che l'inverno cerco di darmi da fare e poi nel momento delle competizioni cerco di darmi da fare sotto il punto di vista sportivo. Non sarò mai una persona ricca perché comunque si sa che da una parte la passione toglie del tempo ad altro. Certo, Forse certo. è più importante, questo un domani me lo dirà la vita, però per adesso la passione è tanto tanto forte che mi porta comunque a volerla vivere in questa maniera. Poi domani farò conti anche con questo. Senti Chiara, scusa, Nicola, c'è giusto per chiarire che a Benalbe. Che Chiara non è una che si fa le foto, ma è una ciclista. E tra l'altro, Chiara, quali sono stati, giusto per dare così un'idea, i tuoi successi più significativi con la bici da strada? Allora, io il mio primo importante successo fu nel 2013, la vittoria del Mondiale a Trento. Mondiale, ripeto, amatori, nel senso che ci tengo a precisare che comunque sono una ciclista amatoriale. Poi da lì ho vinto tutte, credo, le principali, dai, più o meno, gran fondo nazionali, le più importanti, tra cui la Maratona delle Dolomiti, sia nel percorso lungo che nel percorso medio della Nove Colli, Strade Bianche, 10 Colli, Via del Sale, Tanta dai, roba, un tanta po' tutte le roba. principali, dai. Senti, Chiara, qual è quella che ti è piaciuta di più, quella che ti piace di più, ti affascina di più? Beh, come fascino io sono rimasta veramente stupita dalla bellezza delle Strade Bianche, una gran fondo di un fascino particolare. L'ho fatta sia con il tempo brutto che con il tempo bello, ma è stata veramente, veramente affascinante ed emozionante. La vittoria più bella è sicuramente quella del lungo della Maratona delle Dolomiti, che ancora adesso, se ci penso, mi emoziono, no? Perché rivivo, diciamo, le emozioni che in quel momento non sono riuscita magari a godermi appieno, ma se ci penso adesso è stato veramente un trionfo importante. Complimenti, Senti, Chiara. invece sono arrivate anche alcune domande relative al triathlon, quindi ci chiedono se ti manca e se magari un giorno tornerai a farlo. Sinceramente, mi è piaciuto tanto. Però non mi manca, nel senso che
Il triathlon per me, io diciamo, ho fatto i conti un po' con me stessa. Quando ho vinto la maratona delle Dolomiti 2015, avevo paura forse delle aspettative che ancora avevo da me stessa e mi sono rifugiata un po' in questo mondo che è il mondo del triathlon. Da premettere che io ho cominciato a nuotare nel giorno in cui ho deciso di fare triathlon, quindi mille difficoltà, andavo in piscina tutte le mattine, delle robe assurde. Col nuoto ne so qualcosa. Non mi piace estremamente correre a piedi, poi io sono stata operata ad entrambe le ginocchia, a caviglia, quindi per me la corsa a piedi è veramente deleteria. Però è stata un'esperienza che mi ha permesso di capire che ancora una volta i limiti che io credevo di avere erano solo nella mia mente, quindi tappa dopo tappa riuscivo a raggiungere degli obiettivi importanti. Cioè io il mio primo mezzo Ironman è stato per me un'esperienza mistica, tra virgolette. Io non avevo mai fatto un 21 km in bicicletta e l'ho fatta nel giorno in cui ho deciso di fare il mio primo mezzo Ironman. Quindi Pazzesco. da follia pura, sì. Beh, però complimenti per la determinazione, Chiara, perché non è da tutti comunque una cosa del genere. Grandissima. Senti, io torno È un po' da al folli. mondo, torno sempre un po' al mondo femminile, visto che parliamo anche un po' di questo aspetto. Nel triathlon c'è qualcosa di diverso rispetto alla bici? Ci sono sicuramente più donne, forse, che si cimentano nel triathlon anche nelle lunghe distanze. C'è un motivo secondo te? O è sempre un discorso un po' Ma il di triathlon. stereotipi? Il triathlon è uno sport un po' a sé, nel senso che comunque nella bicicletta c'è anche molto gioco di squadra, no? È comunque uno sport di squadra il ciclismo. Il triathlon invece è uno sport singolo, cioè te fai gara con te stessa in primis. Quindi forse un po' è anche quello che porta tante donne a confrontarsi con se stesse prima che con le altre. Ce ne sono tante, sia nelle lunghe distanze, ma anche nelle distanze più brevi. È comunque uno sport che raggruppa tre sport diversi, quindi magari lo fa chi viene dalla bicicletta, lo fa chi viene dal nuoto, lo fa chi viene dalla corsa. Certo. La bicicletta invece è uno sport che se vuoi comunque raggiungere degli obiettivi a dei livelli un po' più alti, no? Hai la prerogativa solo di esclusivamente di andare in bicicletta. Nel Certo. triathlon ci si può cimentare anche chi viene da altri sport. Io sinceramente mi rendevo conto di dar tanto per quanto riguarda la frazione bici, però poi di avere comunque delle lacune importantissime. Cioè io uscivo dal nuoto che dico che ero ultima, ma quasi, poi facevo delle maratone in bicicletta, no, da non credere, per poi morire a piedi. Grande, grande Chiara. Senti, Allora, che io rimango sempre sul mondo femminile, poi scusa Simo, ti sì, ripasso vai. la parola. Che rapporto c'è fra le ragazze che fanno le gran fondo? Quindi, che rapporto hai con le altre ragazze? In genere c'è sempre competizioni, ma immagino che abbiate comunque il numero non è grandissimo. Quindi, vi conoscete, vi frequentate anche al di fuori delle gran fondo con alcune ragazze che corrono. Sì, io devo dire la verità che sono fortunata, credo di avere un ottimo rapporto un po' con tutte. Poi si sa che comunque, come hai detto te, è comunque un mondo di competizione, quindi nel momento in cui 3-2-1 parte la gara, ognuno naturalmente cerca di dare il meglio per fare, diciamo, la propria prestazione. Però per me, io appunto ho conosciuto questo sport come sport di aggregazione, no? Quindi è vero, bisogna essere a volte cinici, ma non è nel mio essere. Quindi anche in gara cerco di dare sempre, di gareggiare sempre con il massimo rispetto per le avversarie. È importante vincere, ma non è essenziale. Cioè, sono sempre dell'idea che
Bisogna prima essere vincenti nella vita e nei rapporti personali e poi anche nelle gare. Giustissimo, e qui Quindi credo il mio che rapporto con gli condividiamo altri. al 100%, soprattutto a livello amatoriale, quello che conta, ecco, Sì, come dici sì, sì. tu, è la passione, divertirsi, poi ci viene anche il risultato, ovviamente nessuno nega che Vabbè. sia un piacere in più, perché credo che nessuno, chiunque va in bici ha delle soddisfazioni quando pedala bene, magari ottiene un risultato, però è importante l'aspetto di cui stavi parlando tu. Esatto. Sì, il Nicola. rispetto, soprattutto il rispetto dell'avversaria e la stretta di mano dopo il traguardo, perché oggi posso essere più forte io, domani te, ma l'importante è essere comunque onesti e corretti. Certo. Nicola, voglio fare una domanda chiara che riguarda il suo primo approccio con le bici da strada a pedalata assistita. So che tu l'hai usata per qualche settimana. Ci sei, Chiara? Ok. Sì, stavo collegando la Oh. batteria. Ci sono. Dicevo, Chiara, tu hai avuto un'esperienza con una bicicletta da strada a pedalata assistita. Ci sei? Sì, Ok, eccola qua. eccola Sì. qui. Com'è stata questa esperienza con questa è la Specialized Turbo Crio Evo, quella diciamo, più orientata per il gravel. Che impressione ti ha dato la bicicletta elettrica, come si suol definirla? Ah, io ce l'ho ancora qui e credo che me la terrò perché è veramente una grande evoluzione. Sarà per molti anche quello che è il ciclismo del futuro. Io l'ho utilizzata per quanto riguarda all'inizio per questo mio viaggio che ho fatto da Milano all'Aquila ed è stata un'esperienza fantastica. Poi oltretutto questa è una bicicletta che a differenza di quelle diciamo delle concezioni precedenti è una bicicletta anche molto leggera perché siamo sui 12,2 kg più o meno, ha un motore che pesa scarso 2 kg, 1,9 kg e ci dà la possibilità comunque di avere un'autonomia con un range extender accessorio di quasi 200 km, quindi è una bicicletta che permette anche a chi non ha grandi allenamenti, magari non ha tempo o comunque non riesce a dedicare ore di allenamento alla bicicletta, di poter raggiungere degli obiettivi, no? Magari come me farsi un viaggio o qualsiasi altra cosa o comunque anche persone che magari hanno dei problemi fisici o problemi o più avanti con l'età, è veramente, veramente una svolta importante. Per quanto riguarda me, io l'avuto tantissimo nelle giornate di scarico, nelle giornate in cui ho bisogno di recuperare la gamba. Mi dà la possibilità di un'ossigenazione muscolare che con la bicicletta normale non sono mai riuscita ad ottenere. Sinceramente, veramente un grande mezzo. Poi mi diverto tanto ad utilizzarla nella versione gravel per proprio godermi le giornate tra gli sterrati che ho qui intorno a casa. E mi rendo conto che il giorno successivo dopo averla usata, la mia gamba ne trae grande beneficio, sinceramente. E questa, Nicola, è una cosa su Questo è cui avvenuto noi. Sì, shock. sì. Non ti Sì, sentiamo. che vabbè, dicevo che Ok. ha il future shock che permette l'ammortizzazione anteriore. Sì. E questa cosa qui che tu dicevi, Chiara, ossia dei benefici che le gambe possono trarne, soprattutto nei giorni di scarico, è una cosa che con Nicola abbiamo analizzato anche in una precedente Sì. diretta. E che probabilmente Nicola come dire, ci impegnerà nuovamente in futuro come dire, per stare un po' al passo con l'evoluzione delle e-bike da strada.
Per la poca gioia dei puristi, però sicuramente nel tempo inevitabilmente ci saranno e dovremo parlare sempre più di e-road bike, comunque di pedalata assistita anche su strade nel mondo grave. Io vivo in un territorio dove non ho pianura, no? Dove sempre un saliscendi continuo. A volte ho comunque voglia di andare in bicicletta anche nel mio giorno di scarico. Questa mi permette di fare scarico davvero, una cosa che prima difficilmente riuscivo a fare. Certo. No, no, infatti io sono uno di quelli che invece le ha apprezzate e non vedo niente di male in questo. Poi ognuno chiaramente fa la sua scelta, anzi rispondo a Spartacus che secondo lui per un atleta non servono a niente. In realtà ci sono dei risvolti utili come quelli che diceva Chiara, quindi fare un giorno di scarico che però ti permette di fare comunque un bel giro, quindi di goderti un po' di dislivello, un po' di panorami. Potremmo entrare anche un po' nel più tecnico, nel più specifico, per fare dei ritmi gara in salita che ti permette di sfruttare l'assistenza elettrica e fare la velocità e utilizzare i rapporti che utilizzeresti in gara, ma qui andiamo magari su una questione un po' più specifica e tecnica. Sicuramente non è destinata, se vogliamo, agli agonisti, è più destinata a chi magari ha un poco allenamento, qualche problematica, però potrebbe essere usata anche dagli agonisti, quindi. Esatto, Nicola. Sì, assolutamente, però dobbiamo comunque ricordarci che il mondo della bicicletta è un mondo che abbraccia anche degli appassionati che appunto non hanno tutto il tempo che abbiamo noi o comunque tutta la voglia o la possibilità di allenarsi giornalmente, quindi magari alla domenica vogliono comunque farsi il loro giro con il gruppo e con queste nuove tecnologie riescono a goderselo senza problemi. Certo, verissimo. Ok, Nicola, io direi che potremmo chiudere qui questa trasmissione che appunto ha coinvolto Chiara Ciuffini. Chiara, noi ti ringraziamo per questa oretta che abbiamo passato insieme e ci scusiamo per quell'inconveniente Grazie. tecnico che abbiamo avuto, ma risolto come avrete Per visto. fortuna. Esatto, per fortuna. E Chiara, noi magari ci risentiamo più avanti perché ad oggi non sappiamo quanto durerà questo periodo di reclusione forzata, per cui potrebbe darsi che magari con altre tematiche ti coinvolgeremo in una nuova trasmissione in diretta sul nostro canale YouTube. Noi Nicola andiamo avanti perché da domani si torna Si tutti riprende quanti. la vita normale, che è la Esatto, vita si riprende. normale, normale dal punto di vista lavorativo per noi. Esatto, che significa procedere a tutta manetta e produrre altri contenuti ancora. Sì, io guarda, vorrei cogliere l'occasione, Simone, visto che abbiamo avuto Chiara qui con noi, di veramente spingere, incentivare sempre di più il ciclismo femminile, quindi le ragazze a provare magari a pedalare. Se avete anche un compagno che pedala, magari provate a fare un'esperienza insieme perché comunque è uno sport fantastico. Chiara ci ha parlato un po' di quanto è grande la sua passione, quindi credo che dovremmo spingere sempre di più questo connubio fra donne e ciclismo. Verissimo, puntualizzazione Sì, molto assolutamente. importante. Chiara, vuoi aggiungere qualcosa? No, innanzitutto ringrazio voi per questa splendida chiacchierata, per avermi dato la possibilità appunto di parlare del ciclismo al femminile, un argomento a volte trattato troppo poco. Quindi andate avanti così perché per noi è molto importante la visibilità, di donne che pedalano anche per incentivare altre donne. Cioè la mia testimonianza è quella, di una persona che vuole dire che possiamo, cioè noi possiamo andare in bicicletta, possiamo andarci da sole, possiamo raggiungere gli obiettivi, le vette, i giri, le tappe, qualsiasi cosa. Possiamo farci dei viaggi, non abbiamo per forza bisogno, di assistenza, ma la donna ha una forza interiore che a volte il ciclismo aiuta a scoprire. Per me è stato molto importante salire in bicicletta. E mi ha portato a conoscere me, a conoscere la mia forza interna. Quindi, appunto, invito tante donne a farlo e a divertirsi in bicicletta.
perché il divertimento è, diciamo, il carburante della passione, a mio avviso. Assolutamente, Giustissimo. assolutamente. Va benissimo. Ok, Chiara, grazie mille di essere stata con noi. Grazie Nicola Grazie a del tuo voi. supporto tecnico Grazie a tutti, soprattutto a chi ci ha incredibile. seguito in questo giorno di Pasquetta. Esatto. E ci vediamo Grazie. domani con nuove dirette. Quindi alla prossima. Grazie a tutti. Ciao. Ciao.